dobbiamo andare a trovare questo dottore. Devo andare a prendere il cronometro. Dobbiamo trovare il dottore. Questo dottore c'è che in pratica deve dare una medicina. Ci deve dare una medicina per curare, se no diventiamo zombie. Mi sembrano zombie. Mi sembra questo. No, questi sono bambini. Dove sarà? Giù. Dovrebbe essere. Giù, andiamo giù. O sopra. Giù. Provo ad andare qua. Passa qua. L'ascensore sta là. L'ascensore. Prendi l'ascensore e raggiungi il piano terra. Ah, ok. Prendi l'ascensore. Oh. Ah, Vittor. Che possiamo fare? Mi hanno affidato un compito serio e nessuno nutre sospetti sul mio corpo. Finora tutto bene. Quando il dottor Zerg mi aiuterà a liberarmi da questi attacchi andrà ancora meglio. Andiamo a trovare il dottor. Doctor. C'era così. Sì, sta fuori. Dovresti trovare la finestra, una porta più loca. Ma ieri qua. Il nuovo esploratore. Rahim mi ha parlato. Sì, sono io. Mi chiamo Craig. Non perderò tempo a imparare il tuo nome prima che tu sia sopravvissuto almeno qualche giorno. E questo è per te. Nella torre si dice che tu sia solo l'ennesimo fannullone che vuole del cibo o un po' di rame. Il che significa che tutti ti fidano di te. Ma non biasimarli per questo. È facile diventare paranoici quando sei insieme. E poi che qualcuno blocca le comunicazioni con l'esterno. Paranoia è all'ordine del giorno. La città ha bisogno d'aiuto, ma non può chiedere a nessuno. Cioè, non porterai a me o a Spike un po' della roba che arriva con i rifornimenti a noi. Vedrai che saranno tutti più socievoli, ti guadagnerai la loro fiducia. Grazie. Vedrò di ricordarlo. C'è dell'altro? Vado di corsa. Puoi diventare ancora più popolare. Prova ad aiutare la gente. Fare qualche favore. Vedrai che potrebbero anche procurarti compagnia per la notte. Attento se non parlo io. Chiavi suo. Suggerimento tutto. Fornitore di offrire gratuitamente gli oggetti ogni giorno. Non dimenticare di fare di visita se si è a corto di soccorso. Kit di soccorso. No, questo ti sta detto. Togli, esci da parata. Prima di andartene prendi qualcosa dal fornitore. Potrebbe servirti, ok. Ah, visto te. E questo servirebbe. Ma visto un già. Cosa faccio? Mi chiedo su kit di soccorso. Basta, ho fatto tutto, ho preso tutto. Tutto è pigliato. Guacan, che dici? Piglia sto coso. Piglia sta cosa. Piglia il zucchero. No. Zucchero, non vorrà qua il zucchero. Andiamo qua. Qua? Dobbiamo andare dove sta questo tipo. Eccolo. Stai andando fuori? Che succede? Ok, Novellino, sta attento al tempo. Abbiamo già perso troppi uomini. Andiamo, stasera. Livello, il dottor Zeren è rimorchio di un camion e rimorchio di un gioco recintato. Esci dalla torre, vai a sinistra e dirigiti verso su. Non puoi non vederlo. D'accordo, hai poco vigore, ritirati, vattene, fuio.
Ho visto dove andare, dai. Vai di là. Andatevene. Ma chi vi vuole? State là quello, il dottore non c'è stato. Aiuto! Ma tu dava, ce l'hammi. Dammenezza! Mica mi fa secondo me, salta da sopra. Aggrappare? No, a sinistra. Sinistra, insomma alla coppa. A sinistra. Mi dici di andare qua! Ah, ecco il box, dice. Dove andà? Ma qua, va. Bravo, saladini. Stai entrando in un. Basta, quasi salta. Avanti! Dottore! C'è nessuno, hey, dottore, c'è nessuno! C'è nessuno? Camden, ci sei! Camden, ci sei! Ecco, ci dovrei fare un vaccino. Cosa? Non è un vaccino, è un ritardante. Si chiama Antifa. Ritarda i sintomi. Ah, ritardato. Sì, sì. No, ritarda i sintomi. Ah, io ho capito. No, no. Il GR non può fare. Ci spara. L'inevitabile. Non esiste una cura. Non esiste una cura. È una variante della roba. Per ora non c'è una. Io sto facendo degli esperimenti con l'antisin su dei tessuti infetti. Una cura è possibile. Decisamente. Ma pensa davvero? Pensa di riuscire? Sì, credo di sì. Con l'aiuto del dottor Campbell. Ma devo ritornare indietro a portare qui. Non lo so, non credo, dottor Campbell. Chi è il dottor Campbell? È un collega intrappolato nel settore zero, dove si è verificato il primo focolaio dell'epidemia. Noi stiamo collaborando via radio. Ma certo, se i collegamenti fossero migliori avremmo fatto più progressi. Ne avremmo fatti anche se i miei primi test avessero avuto successo. Ho iniettato alcune versioni modificate del virus in alcuni pezzi di carne che ho sparso per l'intera città. Speravo che qualche infetto li avrebbe mangiati, così avrei potuto osservare e documentare i risultati. Come è andata? I risultati sono stati inesistenti. È stata solo una perdita di tempo. Ora non ho più motivo di tenere da parte dosi di antisi. In ogni caso, basta così. Basta così. Bisogna trovare questo medico e portarlo. Vada, vada. Cioè, cosa stavo facendo? Rahim, Zer mi ha visitato e mi ha dato un'altra dose. Bene, adesso dovresti essere a posto. Dovresti essere a posto. È la cosa mi rende felice. È la cosa che mi piace darti ordini. Mi piace darti ordini. Allora, facciamo una prova reale. Allora, facciamo una prova reale. Vai da vicino al camion di Zer. Vai vicino al camion di Zer. Ha un lavoro per te. Chi? Spike. Sono Cray. Chiamano l'opera non specializzata? Beh, zitto e ascolta. I rifornimenti aerei sono di due. Il primo contiene cibo, kit di soccorso, strumenti di sopravvivenza. Il secondo tipo è pieno di antigeni. Il GRE ci manda dei messaggi video per farci sapere quando arriva. Il problema è che quasi tutti i rifornimenti con l'antigen finiscono nelle mani degli uomini di Vince. Senza siamo praticamente potenti. E i suoi si muovono solo durante il giorno, perché uscire con il buio è il miglior modo per farsi ammassare. I prossimi rifornimenti di antigen arriveranno oggi al tramonto e Bracken vuole impossessarsi. Dovrebbe essere la nostra unica occasione per recuperare. Io cosa dovrei fare? Beh, come ti ho detto, uscire di sera equivale a un suicidio. Cioè, sarebbe un suicidio se non si usassero i rifugi e le trappole che ho preparato in giro. Bracken e il suo team non avranno problemi, a patto che tu appronti quelle trappole. Ecco che cosa devi fare. Di che trappole si tratta? Come faccio ad approntarle? Spiegherò come fare. Ricorda soltanto che senza queste trappole Bracken non supererà la notte, e se non torna con l'antizin, per noi è la fine. Ma tu guardi. Prima che tu vada lì fuori, prendi dei petardi, li ho fatti io. Ti aiuteranno a creare un diversivo. Dove sono? Petardi. Tieni premuto, tocca per cambiare arma. Prova a cambiare arma. Se cambiamo arma, già. Per questo? Petardi, stanno là. Pezzi di metallo, eh? Tieni premuto, tocca per cambiare arma. Ah, non spara niente, no?
ci muoio in mezzo a questa stanza. A me la mia bocca. Prepara una trappola per la missione di Becker. Primo incarico. Prepara sta trappola. Saccheggio è la chiave per la sopravvivenza. Acquisisci cadaveri, contenitori, auto abbandonate, mobili, per fine cestina di munnezza per trovare soldi, acqua, lui. Usa il tuo spirito di sopravvivenza per individuare gli oggetti che puoi saccheggiare. Ridusso l'ambiente alla ricerca di grandi contenitori chiusi, lasciati da noi. In genere si trovano sui tetti, fuori dalla portata di zombie, e contengono armi e altri oggetti di valore. Ma le armi mi servono? Sai quante cose? Ho finito. Finito. Non lo facciamo. Ma saccheggiamo, questo è un posto subito di munizioni. No. Apri, no? Non si apre, non si apre, non si spiegato. Che fai che vedrà che fai? Prepara una trappola per la missione di prego. Come si prepara la trappola? Sbagliato. C'è sto un cerchio? Là dovevo mettere. Ah vabbè, ce l'ho fatto. Allora, faccio più. Non c'è nessuno, a te, fui te. Guarda che pure intorno. Vattene, ma va! No! C'è anche nelle auto c'è sta roba. Ma stanno sentendo. Bruciamo una mazzata in casa. Iniziamo con l'altro, iniziamo con l'altro. Con la trottare la trappola, attore e collega la torre e collega la batteria. Qui parla Jade. Qui parla c'è Jade. Qualcuno lì fuori. C'è qualcuno abbiamo lì fuori. Un'emergenza. Abbiamo un'emergenza. Io sono all'esterno. Io sono all'esterno. Sto facendo un lavoro per spy. Sei Green, giusto? Sei Green, giusto. Uno dei runner sta cercando di preparare uno dei nostri fucili per la missione di Brecken. Si trova in un campetto tra Belfa e Nina. Circondato da zombie. Dobbiamo aiutarlo. Va bene, penso io. Sì, può. Aiuta, superstite. Ammazzata a volo. Ma di patate, mi ci sei. Ma tu corri pure, non è tempo di uscire. Andiamo piano, che vediamo questa cosa la pigliamo. Poi fu dentro. Mi pensate di mettere accesa qui. Insomma. Mi ha detto. Guardate là. Qua dentro. Partita. Sta là io. Ma la gente Jade, sono qui. Bene, Jade, sono qui. Insieme a qualche insetto. Attenzione, Craig. Attenzione, Craig. Esame i cadaveri. Capite? È proprio vigore. Adesso sto vigore. Ma sei tu questo? Siamo cadaveri. Mentre l'ho deciso a chi? Aiuto di lui. Ha rapito! Giù la condannazione! La condannazione è troppo tardi. Merda! D'accordo! Non farlo soffrire! Non è morto io, no? Bene, fatto! Iniziale! Non avevi scelta! Non era più umano! Ora accendi! È l'unico modo per rendere il luogo sicuro! Oh merda. Mamma. Lo sto a Gigi. Devo andare. Prima in caio raggiungi il tetto dell'edificio e contatta il grid dell'edificio. Come procede? Nagliava. Hai acceso le luci? Sì. Sono.
Sono qualche istante. Dammi ancora qualche istante. I posti alti non vengono. Ha detto. Quindi posso andare. Quindi tu quando andare in qualcuno. Tieni i primi di luna per prepararti una sporgente. Sporgente, sì, anche la tengo. Ah, io pensavo che si sfondava. Non c'è campo. Vodafone. Qui Crane. Parla pure. Parla pure. Ho incontrato un dottore. Ho incontrato un dottore, una specie di scienziato. Hanno costruito un laboratorio in un camion. Sta lavorando a una cura per il virus. Si chiama Sel. Pronto. Affermativo. Affermativo. Obiettivo secondario. Obiettivo secondario. Possessati delle sue ricerche. Fai il rubato ha sempre la priorità. Affermativo. Dubitiamo che un solo ricercatore che lavora in un camion possa aver ottenuto qualche risultato. Ma se ha scoperto qualcosa, vogliamo saperlo. Jade, ho finito. Dobbiamo preparare altri luoghi come questo. Abbiamo individuato altri luoghi dove allestire Spike te li segnerà sulla mappa. Un'ultima cosa, Crane. Grazie. Spike, è tutto tuo. Ora concentriamoci sull'ultimo e affrontiamo la cosa. C'è un'auto lì vicino. D'accordo. C'è un'auto. Sono 300 auto. Te lo dice dove sta l'auto. Salta là sopra. Strada è piena di infetti. Cosa devi fare? Vai, lanciare qualcuno. Dove? Là, dove stanno i zoom? Che fanno questi cazzi? Tutto proprio là. Ecco le macchine, su quelle di auto. E che fai? Un giro, qui lo da cibo, sta qua. Appronto alle prossime trappole nelle auto. Gli è tutto mandato a stagnare. Tu uscite e fuori dentro, vedi che succede. La fuga. Devo fare le macchine. Solo la macchina. Prima di uccidere tutti questi cavalli. E questa è la sarà questa. Oh, tu mi stai a cire, no? Ogni volta che butto un pedalto sti coglioni vanno a fa festa. Dato. Ma anche l'altra auto è buona, vedi l'altra. Ho scritto pure l'altra. Mi faccio. Ci la Chris. Finisco. Finisci. Buongiorno! Devo fare per forza con le macchine. Li uccido. Non devo uccidere tutti, non c'è più, c'è un pieno forza, non c'è niente. C'è un po' fatto male, sono 300. Sovredetti in telefono niente.
arma inefficace, tieni per... Non è volto, arma inefficace, bagno guardo. Arma inefficace, bagno guardo. Aiuto! No! Adesso cambio l'arma che ho scritto, che non è buono mi metti. Arma non buona, quindi premuto triangolo per cambiare l'arma. Questa? Nuova? La stessa? Non è nuova. Prova una pista. Il rumore attira i cosi, questo quando lancio un petardo. E se lanciamo i petardi qua, vengono i zombie tu quando faccio. Non c'è tanto altro che scappare, dobbiamo andare là. Felice, oramai. Tutti i petardi qua, vengono tutti qua. Sta consumando tutti i petardi. Taci. 21 minuti già. Mi giuro, sta missimo. Come faccio? Fattaccino, non lo so. Fare un po' di lui a te. Mi ha ammazzato col palo subito. Vedi, stanno arrivando, vedi? Mo devi scappare. Perché ne fa? Devi scappare e andare da dove stanno le macchine, quelli vanno capire, per liberarli, per allontanarli dalla macchina. Va, ce la fate. Fani, sono due morti, camminano un chilometro all'ora, va, tu curro. Cambi, fuggi là, cammina là. Vai zitto. Vai lì. Accidenti. Fa rumore, fa rumore. Non possono venire solo. Punto, però si mettono sotto a te. Faccio la bomba di gas. Che cos'è? La bomba di gas. Mi spara? Certo, tu sta. Non c'è la mia. Zumba. Chiaro. Auto. Cazzo passare un paio. È auto una mira. No. Uno. Ah. Poi gli auguro in mano. Appunto. Muove l'ultimo desotto. Mi giù figlio, vedi si cammina qualcuno. Ma tutto non ha... Da un mezzo, vai. Ha fatto effetto, però. Fai un po' di rumore. Attenzione, non andare addosso. Serve a niente la bomba. Anche se uccide è rimasto 32 di cuore, stiamo morendo, dai. Ah, si mangia niente loro. Perché te... Ma non ho capito poi che devi... Se io salto da sopra. Sopra la macchina, ti vengono cuore. Che fai? Come non puoi? Che? Sta ballando, è prepotenza. Faccio più. Lì, vai, non mi faccio. Come sta andando? Vai, vai, continui, continui, continui. Le punte. Le? Le punte. Hai dei punti abilitati a spiegare. Ho visto il cielo. No,
Vedi quelle punte che tengono là affilate? Sì. Ci vanno vicino. Si prende. Al foro muro, fa di bene questi. Ancora. Però potevo vedere. Arma inefficace. Prova dei pezzi di metallo per ripararla. Aspetta, fa venire a fare casino, farli morire sti qua. Che non lo faccio, deve essere morto. Ma va ancora. Ci sta un cadavere, mi fa morire. Scusa, è ucciso da solo, lui là, il proteino. Ma è stato proteino. Va, c'è anche qua in Sicilia. Va, però fai che c'è, stai scassando il tavolo, insomma. Sì. Contro i zombie. Cade. Vedi. Va, andiamo a fare un po' di butto. Faggio. Vai, venite, volete fare. Dai, vai. Aspetta, abbiamo ritto quando sti qua, e quando la sesta? Mi sa che esce, che dobbiamo stoppare. Troppo lungo il video. Troppo lungo, 26 minuti. Aspetta, fallo un po', di un po', va. Non è giusta, diciamo. Va, vai, venite. Dai, belli. Comunque l'armatura non è più buona, quella devi fare quei pezzi di metallo. Infatti, no, ma tieni già, tu tenevi qualche pezzo di metallo, no? Poi io sono molto. Quando ce ne stanno, guarda una parata. Non tanti. Aspetta, fa questo morno busta di cibo. Vieni, ho capito, già fa una masciata. Vieni. Ci stanno altri che? Ma non ci stanno altre parti che sono queste punte, che loro si possono, capito? No, di là non ci sta niente, guarda. Hai calcolato. No. Hai dei punti abilità da spendere. Adesso un secondo l'abilità da spendere. Che resti i punti d'abilità da spendere? No, questo non è. Oddio, guarda quanto è. Va, va. Dai, guarda, scemo. Che sei di uno? Sono fortunato. Stanno da solo. Stai dopo. Cara, non sta zitta, che sta troppo avanti. Va avanti, spadano. Vabbè. Vedi un po' di là ci sta. Già. Non so io. Certo, vieni un po' da sinistra. Già di meno. Più di meno sulle spalle. Molto, molto di meno. Però non abbiamo l'arma, abbiamo distrutto lo stadio. Possiamo. Vai. Dove cazzo? Questo? Faccio. No, vai, giù. Uccidi. Dio. Comincia, vattene un danno qui. Zumba, zumbalo. Ma stanno lì là che stanno intelligente, stanno. Ecco. Va, buttate giù. Poi al limite risale su da qualche parte, no? Vai, iniziamo a picciare a cira col crudo. Sta un po' seguendo pure. Sì, ma queste cazzo di armi, queste cose di armi.
Sì, ma hai capito quanti ce ne stanno? Sì, ma ste auto che devi qua, quanti ce ne stanno? Ma che fa questo auto? Boh, come si fa? Vai da vicino, sta auto. E che sei da fare, capisci? X, va, ne fa niente, fa così, veloce, va. Basta, fa nulla. Va nella parte. E che stai fa? Che stai fatto? Primo incarico, pronto alle prossime trappole dell'auto. Sta un'altra, quell'altra auto. Attenzione spalle. Quell'altra auto sta là. Uccido. Là. Corri, là. Arresto cofano, vai con la B. Vai, è finito. Basta, punto il bugino. Vai, scappa. È finito, ragazzi. Direi di fermarci. Abbiamo fatto la missione. Io devo salire con altro. No, sali un attimo, sali a che parte. No, non c'è la festa, sì. Ce l'ho fatta per fortuna. Ciao ragazzi, questo gioco è avventuroso, è pauroso, è zomboso. Ma è difficilissimo. Vabbè, piano piano. Dura anche tanto, se vuoi. Appunto, quindi. Piano piano. Alla prossima, ragazzi. Fatemi sapere se vi piace.